Secondo lei qual è appunto il valore aggiunto di una formazione dal basso? Il valore aggiunto è proprio che non parte da una dimensione cattedratica, univoca, dove io ti racconto la mia esperienza in quanto esibizione della mia esperienza, ma cerco di, attraverso il mio racconto, di fartela vivere. E in questo senso di sollecitare quelle tue energie che c'hai dentro, che poi sono quelle che accendono la voglia di fare, di intraprendere, come dire, di immedesimarsi perché tu poi vorresti fare quella cosa lì o fare qualcosa del genere. La mia esperienza è quella, è l'esperienza di una bottega, proprio se vuoi, di una bottega rinascimentale, da dove la dimensione dell'apprendimento, quella del lavoro, quella dell'esprimersi, vivono tutto un po' insieme. E dove, differentemente forse da quel momento storico, oggi quello che era il maestro, artista, il capo bottega, insomma, colui che formava intorno a sé la bottega, non è più quell'assoluto totale, ma dialoga con generazioni che spesso, parlando di tecnologie, ne sanno più di quanto ne possa avere il maestro. Per cui è questa reciprocità che diventa interessante. Credo che l'istituzione abbia il dovere di generare un territorio che può essere un terreno di crescita di queste persone e quindi dare tutti gli strumenti, fornire le condizioni, gli spazi, non necessariamente sempre i soldi, per fare in modo che queste persone si associino, si mettano in rete, si trovino momenti di coagulo dove crescere e fare sviluppare questa loro intrinseca voglia di intraprendere, soprattutto la loro vita, non è per intraprendere un lavoro, ma questo si tratta di dare alle giovani il senso di una vita, è ben diverso.